Sono tre ragazzi che hanno avuto non la fortuna ma la bravura di passare alla fase successiva di Sanremo New Talent. Sono con Paoligno, Riccardo Bonetti, alla mia sinistra c'è invece Clelia, alla mia destra c'è Giada. Paoligno, ci speravate come tutti d'altronde, ma ve l'aspettavate di passare subito il primo turno? Allora, come hai detto tu, lo speravamo veramente, però non ce lo aspettavamo al 100%. Noi siamo venuti per divertirci con la speranza di passare, però non ce l'aspettavamo, è stata una bella sorpresa. Come vi siete conosciuti, visto che siete un trio, come vi siete messi insieme, dove volete arrivare? Allora, le due girls si conoscevano già, perché fanno canto dalla stessa insegnante. Io ho conosciuto lei a un altro concorso e ho conosciuto Clelia invece durante il viaggio per arrivare alla fase finale del concorso. Quindi è una costituzione del gruppo molto molto recente? Sì, molto molto recente, che poi non siamo propriamente un trio, siamo tre amici. Io ho scritto il pezzo, Giada ha scritto la melodia e loro hanno messo la voce nel ritornello, perché io, lo ammetto, sono molto stonato a cantare, quindi non me la sentivo di fare questa figura. Allora, visto però che insomma siete stati molto apprezzati, magari pensate anche questa notte a coniare un nome per il vostro trio. Io vi auguro un in bocca al lupo, tanto successo e che potete andare avanti con il concorso di Sanremo New Talent. Grazie mille, un saluto. Volevo dare un senso a tutto ciò che ho perso. Mi guardavo nello specchio e non vedevo il mio riflesso. Volevo cambiare il mondo, ripetevo lo detesto, concentrandomi sugli altri, ho perso anche me stesso. Adesso mi perseguita, consuma la mia anima. Schiavo del capitolo, non riesco a voltar pagina. Oggi è un nuovo giorno dove io sarò il mio re, perché l'ho deciso ora, ho preferito un nuovo me. Il me stesso esuberante, quello riflessivo, che ricade nel passato troppo spesso recidivo. Quello che ama, che grida e odia, che credeva di morire per cambiare la sua storia. Ho preferito me per seguire questo sogno. Ho provato a migliorarmi, però questo è ciò che sono. Ho preferito me, consumo questa penna. La vita di Paolo sarà un corto senza scena. Una roulette dove scelgo e poi scommetto tutti quanti gli obiettivi senza sogni nel cassetto, perché gli ultimi che avevo li ha rubati i miei ricordi mentre dormivo mascherandosi da sogni. Guarda dove sono i chilometri percorsi, un tatuaggio, una speranza che rimpiazza i miei rimorsi. Ho preferito me solamente grazie a lei, a una persona che diceva mostra davvero chi sei. Ho preferito me insieme a lei, ho preferito noi, perché mi ha tolto quella maschera da finto eroe. Guarda il mio sorriso, vedi Paolo e non Paoligno. La forza è il sorriso di chi mi è vicino. Tu scegli te stesso e non cambiarti per il mondo. Ho commesso quell'errore, tuttora me ne vergogno. Ho seguito l'odio diventando cieco e sordo. Ho preferito me amando il mondo che c'ho attorno. Ho scelto strade nuove, ho riscritto il cammino. Piangendo non vincere come fossi un bambino. Ho preferito me, ho preferito me. Nonostante l'odio, questo è ciò che voglio. Dio mi ha fatto un dono. Guarda, sono un uomo. Nonostante l'odio, Dio mi ha fatto un dono. Questo è ciò che voglio. Ora sono un uomo. Ho preferito me perché ho scelto di lottare, ho scelto di vivere, ho scelto di restare e di scrivere. Ho preferito me per raccontarmi in questo testo. Ho preferito me anche se non sono perfetto. E vorrei che anche voi come me, alla fine di tutto questo, ripeteste: io ho preferito me. Perché non c'è cosa più bella che amare se stessi nella propria imperfezione. Io ho preferito me, e anche tu preferisci te stesso.